con Simona Provvido, presidente dell'associazione Ponte tra Quartieri e Vallone San Rocco. Ci troviamo sul versante mianese del Vallone, di Bellaria, la cosiddetta Bellaria, e con un posto incantevole dal punto di vista naturale, ma anche davanti a un edificio storico, un gioiello architettonico. Di cosa si tratta, Simona? Allora, qui siamo davanti a Villa Fagella. Questa è una villa del Settecento dove ha dimorato niente poco di meno che il pittore Edgar Degas. È stato però dapprima abitato dal marchese Lorenzo Paternò, in quanto fu chiamato a corte dalla Sicilia dal re di Napoli, che doveva svolgere un ruolo di nobile di cassa, cioè vuol dire un nobile che non aveva incarico politico. Successivamente è passato appunto nel 1793, è passata al nonno del pittore Degas, Hilaire Degas, che ha fatto tre figli, e uno di questi era appunto il padre del pittore. E qui il pittore veniva spesso a soggiornare, anche perché lui, dopo aver fatto l'Accademia dei Beaux-Arts a Parigi, si è trasferito qui per studiare l'Accademia di Belle Arti di Napoli, e si spostava frequentemente tra Firenze, Roma e Napoli, e qui ha dipinto numerosi quadri, tra cui tre ritratti del nonno, e un quadro molto famoso che adesso è conservato al Museo di Fitzwilliam a Cambridge, che si chiama Vista del Castello Antelmo da Capodimonte. Ecco, ma questo non è solo uno, diciamo, è uno dei tanti tesori, mi sembra, Sì. che ci siano altri palazzi storici, è vero? Sì, ci sono altre ville storiche che ci sono nei pressi, come Villa Ferretti, poi ci sono le ville che ci sono ai Colli Aminei, dei siti di interesse archeologico E a poi, Piscinola. Simona, tante masserie. Tante masserie, assolutamente, perché qui inizialmente era un luogo di vacanza dei nobili, la città finiva praticamente a Capodimonte, e i nobili venivano a rilassarsi in questi luoghi di periferia, che allora erano luoghi considerati ameni, cioè di relax. Quindi un luogo dove c'è natura, storia, archeologia assolutamente da Sì, salvaguardare, ed è la ma da mission far della sua conoscere, da far associazione. conoscere prima di tutto, perché molte persone del quartiere, dei quartieri, ignorano le ricchezze che hanno. Ok.